Si è tenuta questa mattina a Fragagnano la giornata della memoria per non dimenticare mai, con l'inaugurazione del monumento dedicato alle vittime del lavoro e del volontariato. L'iniziativa, promossa dal Comitato 12 giugno, costituito per onorare la memoria di tutti i caduti sul lavoro, ricorda quella infausta giornata dell'anno 2003, quando, in un incidente su una gru in manovra all'Ilva di Taranto, morirono gli operai Paolo Franco e Pasquale De Torre. L'obiettivo della manifestazione è infatti quello di sensibilizzare la cultura della prevenzione agli infortuni e alla tutela ambientale nei luoghi di lavoro e nella vita quotidiana. Dopo la celebrazione della Santa Messa è stata deposta la corona inviata dal Consiglio dei Ministri. A prendere parte all'evento la senatrice Teresa Bellanova, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibile. Siamo qui per un atto davvero di sottoscrizione di impegno con la comunità, perché ci sono persone che si sono attivate, perché ci sono persone che in questi mesi, in questi anni hanno diffuso cultura della sicurezza sul lavoro, e noi dobbiamo continuare perché il problema che ha questo paese è quello di rispettare le regole. Ci sono le leggi, ci sono delle ottime leggi, bisogna rispettare le regole nei luoghi di lavoro, perché tutti i morti sul lavoro accadono perché c'è una regola che non è stata rispettata.